Cari alfisti, buongiorno. Oggi siamo qua in compagnia Ciao del Dott. Tutti. Prof. Cavalier Luca Manzoni, che abbiamo avuto il piacere di ospitare già in altri numeri del garage dell'alfista, con il suo raid estivo fatto con l'alfetta a scudo stretto convertita a gas. E oggi abbiamo una macchinetta sfiziosa che trovate in una foto alla fine dello speciale Giulia, è proprio questa macchinetta qua. Indovinate che cos'è? Molti di voi diranno questa è una Giulietta Sprint, invece no. Questa macchina non è una Giulietta, questa macchina è una Giulia Sprint, come potete vedere dal logo 1600 che è qua dietro. Andiamo qua dietro, e ti devi abbassare, guarda un po' in giù. Questo qui coperto dal nastro perché la stanno restaurando, ovviamente non è, è un po' work in progress. Io, come potete immaginare, avrei voluto averla nello speciale, purtroppo non ci siamo riusciti perché ci sono state poche coincidenze, però a parte questo la Giulia è qui. La Giulia del nostro Luca, che adesso ce la racconto un pochettino. Questa che anno è? 62? Allora, la macchina è 63. Comunque 63. Una delle prime. Esattamente, perché se non erro fino al 65, giusto? Più o meno sì, 64-65. Ecco, esattamente. Sì. La macchina arriva da Legnano, era di un signore della zona, è stata fermata nel 1974, quindi ha girato relativamente poco. E è stata recuperata da un meccanico della zona l'anno scorso. Ecco. Dopo una chiamata è andato lì col carro attrezzi, ho una macchina vecchia da portare via, mi dai una mano a venderla? Sì, ecco, voglio dirvi che il nostro Luca è una sorta di speleologo dell'Alfa Romeo. Lui fa quelle che in America si chiamano barn find, cioè i rinvenimenti nei fienili. Lui riesce a trovare queste macchine dimenticate, apparentemente addormentate, e poi le riporta in vita. In che condizioni era sta Giulia? Era in condizioni disastrose, una macchina rimasta all'umidità in un garage buio con la muffa per 40 anni, completamente fradicia, diciamo. Ecco. Motore bloccato, freni impastati, frizione lo stesso, carrozzeria lasciamo perdere, gli cadevano sopra i calcinacci. E quindi insomma non è stato facile. Ecco. Però non potevo lasciarla lì. Beh, assolutamente, come senti, se ne avevo saputo. Tu ci stai lavorando, state lavorando a un restauro con certosina pazienza. Vorrei anche precisare che Luca, credo, almeno mi permetto di dirlo pubblicamente, credo abbia fatto una scelta abbastanza saggia, perché la macchina, oltre ad avere la vernice messa a posto, quello che volete, i pezzi, ci sono sia pezzi nuovi che anche pezzi che sono della macchina stessa e che mostrano i segni del tempo. Guardate per esempio questa cromatura che qui è sfregata, non si vede forse molto bene con l'iPhone, però vedete che ha i segni, gli sbrechi del tempo, quindi nel corso del tempo qualcuno magari ci si è appoggiato, si è seduto. Guardate i fari di profondità Marshall, eccoli qua, che portano infatti proprio i segni, la patina di tutto il tempo. Io credo che sia un lavoro fatto con molto amore, devo dire la verità. E il motore in che condizioni è? Perché al momento non c'è. Purtroppo è smontato perché stiamo aspettando un po' di ricambi, ma è stato completamente rigenerato, aperto e rifatto dalla A alla Z. E che cosa c'era dentro, a parte la morchia? Vieni che facciamo vedere l'interno. Gli interni fortunatamente avevano le foderine, sì. Quindi in qualche modo si sono anche conservati. Esatto. E cioè la scelta è quella, se rinfoderarli o tenere i suoi. Adesso vedremo, insomma, a lavoro finito cosa renderà di più. Ecco, sì. Un interno conservato o ripristinato. La macchina montava anche la radio, vedo, c'è l'antenna. Sì, un autovox del periodo, ah, è in revisione, che sarà rimontata. Che c'ha, le onde corte, che roba? Guarda, non lo so, sinceramente non lo so, sarà più di bellezza che altro, però assolutamente ecco. tornerà sulla macchina. Ecco, come scoprirete, come leggerete nello speciale Giulia, appunto nel 62, a giugno del 62, quando nasce la Giulia viene offerta in tre versioni: la berlina, che è quella che conosciamo tutti. Dopodiché l'Alfa Romeo doveva chiaramente offrire una Sport, una vettura coupé e una Spider. Quale offrire?
c'erano certe scocche di una certa Alfa Romeo Giulietta e quindi vennero riutilizzate, vennero utilizzate quelle con delle modifiche, chiaramente la presenza dei loghi 1600, modifiche estetiche, modifiche all'interno, per poter alloggiare il motore della Giulia TI. E infatti voi nello speciale Giulia vedrete anche la Spider. Noi ne abbiamo una bellissima che abbiamo trovato a Catania grazie agli amici grazie agli amici del Club Catania Alfa Romeo. E come potete vedere, questa è quindi la coupé e questa era la versione Spider. Aggiungo, sempre splendida. È una...